Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mister Tegra. Oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video su PES 2021. Oggi ragazzi siamo qui con il 19° episodio della carriera allenatore con il Bayern Monaco. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Allora ragazzi, senza perderci troppo in chiacchiere, direi che possiamo subito iniziare andando a giocare la partita di Europa League con il Valencia BN. Ragazzi, purtroppo sarò costretto a fare qualche cambio oppure direttamente il turnover totale. E ragazzi, non voglio rubarmi troppo tempo e ci vediamo direttamente in campo. Eccoci qui ragazzi all'Allianz Arena a giocare appunto Bayern Monaco Valencia. Sono emozionato perché ragazzi dobbiamo vincere, assolutamente, non ci possiamo permettere passi falsi. E inizia adesso Bayern Monaco, Valencia. Attenzione ragazzi, Jason, la metti in mezzo, di testa! Fuori di pochissimo ragazzi, siamo agli sgoccioli del primo tempo. Speriamo. Vabbè, comunque noi stiamo vincendo, indipendentemente da tutto noi stiamo vincendo. Però spero di riuscire a farne un altro. Ma comunque attenzione, in verticale, eccolo qua ragazzi, gol. Eccolo qua. Raga, una minima distrazione. Una minima fottuta distrazione. E siamo sotto. Per 1-0. E in teoria così dovrebbe anche passare il Valencia, mi pare. Sì, mi sa che dovrebbe passare il Valencia. Ci dobbiamo dare una svegliata nel secondo tempo. Attenzione ragazzi, Coman, guardate, c'è il Napoli nella realtà, stiamo giocando come il Napoli nella realtà. Peluso, chi dice, guarda, Gonzalo Guedes, attenzione Guedes contrastato da Pavard, vada Kimmi, cioè guardate raga, non c'è proprio gioco. Attenzione con Carlo Guedes, esce Newell che rischia tutto per tutto. Madonna come ha preso quel pallone. Se non la prendeva bene eravamo fottuti, nel vero senso della parola. Newell esce di pugno, questa volta c'è una buona uscita ragazzi. E forse scatterà anche un contropiede, no. Subiremo forse il secondo gol fra poco, per come stiamo giocando adesso. Mi sa di sì. Comunque, ancora con Dombia. Di testa la prende Pavard. Allora Kimmich lancia lo... Cioè guardate! Guardate! Porca miseria! Lozano va a centrale da Hernandez. Coman. Va da Kirse. Kirse. Si gira, la mette in mezzo. Niente, no, raga. Ti fa passare la voglia di giocare proprio, mamma mia. Ragazzi, attenzione, Gabriel. Va da Gomez, ragazzi, a sto punto Newell oppure abbiamo subito gol. Newell fallo! Madonna, arbitro giallo. Cartellino rosso per Newell. Cioè, raga, a sto punto abbiamo buttato un anno. Cioè, non possiamo non vincere l'Europa League adesso. Io sto parlando di vincere l'Europa League, anche se è presto, però ragazzi, se veniamo eliminati qua abbiamo buttato via un anno. Wos. Attenzione, Wos. Il tiro a superare! E Neuer! Una parata straordinaria, riparte il contropiede, Kimmich va da Lewandowski, che passaggio di Kimmich, Kirse, cambia gioco, niente da fare, Silesen ragazzi, se non facciamo quello adesso abbiamo buttato via un anno. Sorbino, riconquistiamo palla con Peluso, attenzione ragazzi, Peluso, lancia Lozano uno stop un pochino così, Kimmich, attenzione Kimmich, 94esimo, Kimmich, fate Hernandez, il difensore centrale, 1-1, e passiamo il turno, 1-1, questi sono i finali che voglio vedere, dopo una partita dove abbiamo fatto schifo, è arrivata la svolta al 95esimo, godo ragazzi. Al 96esimo è arrivato il gol che ci porta a non essere eliminati, ci porta al turno successivo. Pavard che applaude ragazzi, ovviamente io sono contento, però per come abbiamo giocato non proprio, però ragazzi l'importante è passare, siamo passati, tanto ce ne frega di come abbiamo giocato, questo è il risultato, 1-1, risultato decisivo di 1-0 all'andata e passiamo per 2-1.
Passa anche l'Atletico Madrid, passa il Paris Saint-Germain e passa il Siviglia. Vabbè, quella cosa là. Allora, ragazzi, siamo montati a 5 minuti e un quarto, tra virgolette, di video. Prossima partita, il big match di questo episodio contro la Juventus, anche se è stato questo un big match. Si è infortunato Hernandez, ragazzi. Che periodo di me. Alaba, Pavard, Sciuga, ragazzi, Pavard è morto perché giustamente non ha riposato. E facciamo riposare anche Kimmich, che anche lui non ha riposato. Ragazzi, ci dobbiamo prendere anche un mediano, però, magari. Comunque, vabbè, lasciamo adesso la formazione com'è e noi ci vediamo in campo contro la Juventus. Eccoci qui, ragazzi, all'Allianz Stadium per giocare la partita contro la Juventus. Vabbè, non ci mettiamo in chiacchiere. Inizia adesso Juventus Bayern Monaco. Attenzione, ragazzi, Elmas riesce appena a prendere questo pallone. Goretzka va da Gnabry, non riesce, diciamo, a trovarlo. Alexandro, Martinelli, Bentancur, Ronaldo, Ramsey, Dybala, attenzione ragazzi, conduce l'azione la Juventus, Dybala fermato da Alaba e allora Davis, Elmas, di prima va da Goretzka, così il pallone sporcato dal difensore della Juventus, Bentancur, ancora Ronaldo, in questa palla Alaba e allora Goretzka, attenzione ragazzi, Goretzka va a lungo a cercare Lewandowski, Lewandowski la mette in mezzo per Osimhen, Osimhen! Ha fregato Perin, ragazzi, la voleva prendere di sinistra, invece l'ha presa di destro ed è 1-0 per il Bayern Monaco. Goretzka, cacciatore. È imbarazzante, ragazzi, giocare con cacciatori contro la Juventus. Vabbè, però Pavard era morto, come avete visto. Gnabry la mette in mezzo, deviato. Non ci sarà neanche la rimessa laterale, ragazzi. Finisce 1-0 il primo tempo. La Juventus, dalle statistiche, merita assolutamente. Però, ragazzi, il risultato alla fine è quello che conta. Stiamo vincendo 1-0. Abbiamo fatto in porta un gol. Quindi abbiamo concretizzato al massimo di quello che potevamo fare. Comunque, attenzione, subito siamo ripartiti. Osimhen, Lewandowski. Attenzione, niente da fare. Attenzione, ragazzi. Calcio d'angolo per la Juventus. Dybala. Si avvicina a Ramsey, mi sa. Vabbè, Bentancur, chi era? Dybala, la mette in mezzo, attenzione di testa, ci arriva Ronaldo, attenzione, no, prendere gol così, no, Kulusevski mi sa che ha segnato. Brutta batosta, ragazzi, prendere un gol in questo modo, infatti è stato Kulusevski. Comunque, riprendiamoci subito, Osimhen, Lewandowski, allargata Goretzka, Lewandowski, va da Osimhen, Osimhen, va da Lewandowski, Lewandowski, la piazza! Ragazzi, avvicino il microfono. Sulla stessa azione della battuta c'è stato il gol del 2 a 1. Benissimo. Ok, ragazzi, quindi adesso due cose facciamo: o facciamo come Allegri che ci chiude in difesa sull'1-0, oppure magari proviamo a farne un altro e poi ci chiudiamo definitivamente in difesa. Se non succede niente di speciale, ci vediamo direttamente alla fine. Attenzione ragazzi, Schürrle, Neuer, stiamo un pochino troppo rischiando con questo possesso palla. Alaba, alla fine ragazzi ho scelto di chiudermi in difesa. Neuer, ce l'hanno ben 3 minuti di recupero. Schürrle, ancora Neuer. Ci allarghiamo da Alaba. Neuer vuole dare il rilancio celebrativo a questo finale di partita, ragazzi. Invece no, lo fa Schürrle, va lungo e finisce. Vinciamo una partita cruciale per questa stagione. 2 a 1 per la Juventus. 2 a 1, vinciamo contro la Juventus. Non mi chiedete niente, sono soddisfatto e niente, sono soddisfatto così. Quindi ragazzi, vabbè, io direi anche che possiamo andare avanti. A breve ragazzi mi venderò l'Xbox e comprerò un PC da gaming e giocherò lì, perché un PC da gaming ragazzi secondo me è molto più vantaggioso che avere un Xbox. Perché si possono fare più cose, ma appunto installare anche l'SPDFR. Quindi ragazzi, allora, noi siamo primi con l'Inter che ha pari punti a 75-75. Prossima partita contro il Cagliari, ragazzi. Non so se andarla a giocare, anzi no, sì, la simuliamo. E vinciamo 3-0, ragazzi, sempre a pari punti, sarà un campionato a testa a testa. Meno male che abbiamo vinto quella partita contro l'Inter. E niente, ragazzi. Vedete che questo video è giunto al termine, non è durato parecchio.
Prossima data, ragazzi, con PSG, quindi mi raccomando, per il prossimo episodio mi sa che finiremo totalmente la stagione. Comunque, ragazzi, questo video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto. Se così mi raccomando, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina. E qui da Mister Tegel è tutto, ragazzi, alla prossima. Ciao!